La situazione è sotto controllo dopo la paura iniziale, chiaramente perché la prima scossa si è avvertita in maniera molto chiara, molto netta, nel momento in cui le famiglie stavano uscendo di casa, accompagnando i figli a scuola o i pendolari o per il lavoro. E quindi da subito abbiamo preso la decisione di chiudere le scuole, proprio anche per consentire intanto la verifica di tutto il sistema scolastico di ogni grado, per poter poi auspicabilmente con esito negativo annunciare nel pomeriggio la riapertura già da domani. Lo stesso per gli altri edifici pubblici, da quelli sportivi a culturali, altre cose, insomma i servizi sono al momento chiusi e in attesa di verifica. Man mano che i singoli edifici verranno smarcati, naturalmente potranno riprendere le attività. Un quadro tutto sommato positivo, a parte la paura, teniamo sott'occhio la situazione nell'obiettivo di rientrare alla normalità al più presto possibile al termine della giornata di oggi. Enzo Belloni, appena stato al COC, pure un incontro col prefetto, com'è andata? Quali sono le criticità? Sì, abbiamo aperto subito il Passoi, la via dei cacciatori, c'era il tavolo coordinato dal prefetto e devo dire che la situazione rispetto alla botta che abbiamo sentito tutti questa mattina non è delle peggiori. Dal momento, in questo momento insomma, non sono registrate particolari criticità rispetto agli edifici pubblici e privati, e anche questo ce lo confermano i vigili del fuoco. E i tecnici degli uffici comunali hanno iniziato il loro giro di controllo, partendo ovviamente dalle scuole, poi teatri, musei, uffici pubblici. E aspettiamo di fare un punto ulteriore alle ore 16, che è già in programma con il prefetto e tutte le autorità preposte.